ci sarà! È urgente! Come vi chiamate, Lobo? Udbi, della Pagnirette, gentiluomo senza mezzi, di presunta discendenza reale, vengo a portarvi un affare. Non hai tempo, stai partendo. Portami un caffè. 18, io non faccio il braghi, sogno medico, un benefattore dell'umanità. Autotraffico, non mi interessa. Un caffè riuscito e accompagna, signori. Lasciate che vi dica che la vostra reputazione di medico e benefattore è in pericolo dopo la morte della madre del ministro di polizia. Vattene, stai dormendo! Si dice che la pomata di papavero che le avete somministrato per curarle la pistola le sia stata fatale! Inserire! La pomata non lo fici mai i mali e a vecchia via 90 anni e viveva come noce. Assunta! Finisci di fare paure! Aia, finisci la fai paure! Voglio farti un caffè! Un caffè? Un caffè? Un caffè? E quante volte vai a dire? Il due! Che mondo di ingrato! Per aiutare il prossimo ci finisci in galera! È successo anche a me! 6 mesi al carcere di Bensalmo! Insomma, che vuoi? Parlare di ieri sera del cardinale di Rohan, della signora della morte. Da furfante, sempre un debate che mi è stato. A cosa né brillante né imbraglio. Io ci ho messo a sua eminenza e io ancora non mi stavo a sentere. La signora della morte è andata dal cardinale stamattina per dirgli che l'appuntamento è fissato stanotte al gran berceau della regina nel parco di Versailles. Dava appuntamento o coi con la regina. Solo che la dama velata che si presenterà a ritirare il gioiello non sarà la regina, sarà una ragazzetta della casa di Madame du Parc che assomiglia alla regina. È la ragazza stessa, Nicole, che me l'ha confidato. E venite a dirla a me. Eccola la rimando! Voi la vostra amica la morte! Ce lo dico a sua eminenza! Siete scacchiatori! Certo! Per questo riconosco i miei simili all'odore, il vostro signor conte di Cagliostro si sente lontano, un miglio. Vi offro di entrare in società con me. In società? Oddio! Ma usai tu con cui stai parlando? Ogni figlio d'un potente gran sovrano di l'Oriente, d'un magnanimo e clemente gran mufti. Tu palazzo assodorato ad ogni cora circondato, voglio titolo sfrigiato di canti. Come cori troppo buono il camerisi sotto sogno, ed ereditare il trono mi impedì. Priamo di la scienza, disprezzate la potenza, distensai beneficenza ogni sì. E la mondo viaggiatori, sempre gimi con amore, pure il papa a me valori sbaldì. Ed ogni bene si raffunti, disse mi va senza punti. Ed ogni trovi conti, mi cinghi. O meno merti sonanti, e che porre d'un diamante, piccio piccoli intriganti. E via. Dici che siete nei guai perché la pomata, come io per certi affarucci, a tutti e due 500.000 di Luigi d'oro farebbero comodo. Un
se questa notte, invece di quella ragazza, si presentasse al cardinale una persona di nostra fiducia sotto le spoglie della regina e ritirasse il gioiello? Questa persona possaria? Io? Che cosa? Io? Soltità, rettellata, regina, perfezione! A tu mi ti pari fissa? Mi riconosceria? Ieri sera non mi ha riconosciuto, mi ha parlato a lungo, credendomi la regina, e non mi riconoscerà neanche stasera, se verrà l'appuntamento. E anche sul caso io capisci, io che mi riaffari? Il cardinale è ancora indeciso, ha paura, rassicuratelo, mandatelo all'appuntamento. Ditegli che le stelle sono propizie, ditegli quello che volete. A voi darà ascolto. Passatemi un caffè. E una volta che avete pugliente? Due terzi a me, uno a voi. Mienza e mienza. Fuori chirini, o cardinali cocchieri, saranno quattro sotto! Qui d'accordo? Ma sì, d'accordo, vestitevi, non vanno a trovare di qua. Assunta! Assunta! Accompagno, signore. E non ho il campisolo, che i potenti per le fuori fanno borsa di lavoro. Allora che fate noi?